Sono le ore 17, il 19 settembre, benvenuti alla mia diretta Facebook quotidiana. Come al solito, prima di entrare nel vivo, un po' di istruzioni, naturalmente la richiesta di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da poter invitare altre persone alle nostre dirette e poi naturalmente potete condividere anche il video che resterà di questa diretta online sia sul mio sito ivanscalfarotto.it che sulla mia pagina Facebook che naturalmente sul canale YouTube. La giornata di oggi, devo dire, la lettura dei giornali offriva moltissimi spunti, per cui in realtà li guardo un pochino tutti insieme perché secondo me danno molto l'impressione di un po' come stiano andando le cose in Italia, cioè male. Partirei subito dai toni che si stanno alzando all'interno della maggioranza. Mi ha molto colpito questa frase del vicepresidente del Consiglio e ministro dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale, Gigi Di Maio, il quale ha detto che lui pretende che Tria trovi soldi per fare quello che lui vuole. È un modo, diciamo così, divertente, folcloristico di intendere la politica, nel senso che cosa si immagina il buon Di Maio? Che Tria stampi soldi? Cioè, non si capisce esattamente che cosa Di Maio voglia fare e neanche si capisce dove voglia andare a parare, perché è evidente che in questo momento la posizione di Tria è quella sulla base diciamo, della quale si stanno tenendo un po' i conti pubblici e soprattutto la fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia. Io che ho molto insistito sul fatto che lo spread stava salendo, devo dire che negli ultimi giorni è un pochino diminuito e tutto questo è dovuto al fatto che c'è una percezione molto forte che da parte del ministro dell'economia ci sia una sorta di trincea e che il ministro dell'economia abbia spiegato alle forze della maggioranza che non possiamo mandare i conti pubblici a ramengo. Anche perché di questo poi naturalmente pagherebbero il costo gli italiani. Probabilmente il nervosismo di Gigi Di Maio è dovuto al fatto che i sondaggi dicono che il Carroccio sale e la Lega scende, e chiedo scusa, e il Movimento 5 Stelle scende, dato l'attivismo da un certo punto di vista di Salvini, che è diciamo un personaggio senza scrupoli, ma estremamente abile a fare le cose che vuole fare. Ma poi anche rispetto al fatto che evidentemente poi il Movimento 5 Stelle sembra un po' il vaso di coccio in questa maggioranza. Guardate anche soltanto tutta la vicenda delle Olimpiadi. Ne abbiamo parlato ieri, era chiaramente un'occasione perduta molto importante. Io appunto dicevo a chi mi ha seguito ieri che essendo milanese ho potuto vedere con i miei occhi quanto il grande evento di Expo, così fortemente voluto dal governo Renzi, abbia contribuito a modificare la percezione, l'immagine, la qualità della vita stessa a Milano, quanti investimenti siano partiti, quante iniziative culturali, quanto Milano oggi sia considerata anche una capitale turistica, cosa che prima del 2015 non succedeva. E anche i torinesi credo abbiano potuto toccare con mano quanto le Olimpiadi del 2006 abbiano fatto bene alla città. Io ricordo benissimo di essere stato a Torino dopo le Olimpiadi di aver notato un'enorme differenza, ma devo dirvi di più, nel 2006 io lavoravo in Russia e ovviamente i russi alle Olimpiadi invernali tengono tantissimo perché sono molto forti e diciamo, il feedback che ricevevo dai miei colleghi di lavoro, appunto russi, quello che leggevo sulla stampa locale, quella che era la sensazione rispetto alle Olimpiadi di Torino è che Torino stesse facendo una grandissima figura, una bellissima figura a livello internazionale. E quindi il fatto che che ieri sembrava che si dovesse gettare la spugna fa molto, diciamo, richiama molto quella che è la cultura del Movimento 5 Stelle, una cultura nella quale non si, diciamo, non si dà fiducia al fare, diciamo, si preferisce la famosa decrescita felice, quindi tutto ciò che può riportarci al bel tempo antico. È preferibile a tutto ciò che è appunto ricerca, innovazione, apertura. Si teme che i grandi eventi creino corruzione e invece di combattere la corruzione si combattono i grandi eventi buttando sostanzialmente via il bambino con l'acqua sporca. E infatti, se vedete, poi alla fine, per fortuna, le Olimpiadi non sono saltate completamente, ma ciò che è saltato è stata la città di Torino, che è amministrata dal Movimento 5 Stelle. Naturalmente, da quello che
Mi risulta la sindaca Appendino era anche favorevole, ma il Movimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Torino era contrario, e quindi che cosa è successo? Che Torino è stata depennata, con il risultato che le due regioni, Veneto e Lombardia, governate dalla Lega, hanno portato a casa il risultato, naturalmente col contributo decisivo di Beppe Sala, il sindaco di Milano, il nostro sindaco, il quale sa benissimo, avendo organizzato in prima persona Expo 2015, che un evento di visibilità internazionale come le Olimpiadi Invernali del 2026 potrà essere per Milano un'occasione straordinaria, fantastica, come è stata appunto Expo 2015. E quindi anche in questo caso che cosa succede? Che il Movimento 5 Stelle, nella dinamica politica con la Lega Nord, anzi la Lega, mi dimentico sempre, ne viene fuori sostanzialmente con le ossa rotte. E di qui probabilmente il nervosismo di Gigi Di Maio, che è molto agitato e quindi pretende i soldi dal povero Tria, che ovviamente non li fabbrica, ha delle risorse a disposizione, con quelle deve fare. Se poi andassimo a guardare che cosa sta succedendo a Genova, anche lì il buon Gigi Di Maio avrebbe da mettersi le mani nei capelli, perché a distanza di, eravamo al 14 di agosto, siamo al 19 di settembre, non è successo nulla. Non è successo nulla, salvo il fatto che il ministro Toninelli è venuto a non dire niente in Parlamento un paio di volte, si è fatto fare delle fotografie sorridenti insieme a Bruno Vespa davanti al plastico del ponte dove sono morte 43 persone. Lui non si capisce che cosa diavolo avesse da ridere il ministro Toninelli. Metà della commissione che ha insediato si è dimessa, i suoi collaboratori, anche oggi sui giornali si parla di personaggi che sono stati indagati per bancarotta. E quindi devo dire, il ministro Toni Nulla, come qualcuno lo chiama, non sta dando nessuna soddisfazione al buon Gigi Di Maio. Poi su una città come Genova, che sappiamo è la città natale del grande, del RAS, diciamo così, del garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e quindi capiamo che la situazione è tragica. Direte voi, ma almeno Gigi Di Maio si può consolare con il fatto di essere l'autore dell'unico testo di legge che questo governo dal 1 di giugno al 19 settembre abbia effettivamente prodotto, il famoso decreto disoccupazione, o come Gigi Di Maio preferisce chiamarlo, il decreto dignità. E il fatto è che anche questo non sta funzionando assolutamente, nel senso che oggi c'è un bel pezzo su Repubblica di Marco Patucchi che racconta appunto che l'irrigidimento dei contratti a tempo determinato, e quindi l'introduzione delle causali, il fatto che i contratti a tempo determinato siano stati ristretti, che siano appunto non possono più andare fino a 3 anni ma devono fermarsi a 2, poi appunto dicevo l'introduzione delle causali e altri elementi di rigidità, stanno procurando non pochi problemi ai lavoratori, creando un fenomeno di ulteriore precarizzazione che era esattamente il contrario che il buon ministro del lavoro Di Maio voleva raggiungere. E Repubblica fa proprio degli esempi, dice che a Milano ci sono 700 posti di lavoro che ballano nelle municipalizzate, tra cui AMSA, Milano Ristorazione, Airport Handling, che c'è una situazione grave in provincia di Foggia alle Poste, che ci sono operai di Avezzano, di un'azienda di Avezzano, che sono andati anche in televisione per dimostrare tutta la loro insoddisfazione. E quindi diciamo che il ministro Di Maio, Gigi Di Maio, neanche nella sua figura ministeriale riesce a portare a casa dei risultati. Da tutto questo si capisce naturalmente il nervosismo. Chi sorride è la Lega, come dicevo, un po' meno sorridono gli italiani, perché a quanto pare, ne parlavamo già ieri, il buon Salvini ha negoziato questo meraviglioso mutuo, diciamo così, con la magistratura genovese, per cui i 49 milioni di euro spariti la Lega li restituirà a rate in 80 anni, che senza interessi, che è una cosa molto conveniente. In realtà la magistratura genovese ha spiegato le ragioni di questo accordo dicendo, insomma, in sostanza sono soldi che entrano di sicuro, altrimenti andarli a cercare o entrare in dei contenziosi giuridici per poterli portare a casa effettivamente fino alla fine sarebbe stato più complicato. Io segnalo una cosa che mi sembra importante e che non è stata detta finora, e cioè che nel momento in cui la Lega
negozia la restituzione di questi soldi, implicitamente ammette di averli portati a casa, di averli rubati, perché questo questa è la verità. Sono soldi, ripeto, che non sono una finzione, sono soldi veri e propri che sono transitati sui conti della Lega Nord e che da quei conti sono spariti, per cui sono stati spesi, sono stati trasferiti. Cioè questi soldi ci sono da qualche parte, o sono stati, appunto, ripeto, utilizzati per pagare qualcuno o qualcosa, o stanno ancora da qualche parte, qualcuno li utilizza. Sono soldi degli italiani, sono soldi delle nostre tasse, ed è incredibile, però questo spiega anche il clima che c'è nel paese, che rispetto a questi 49 milioni sostanzialmente nessuno dica nulla. Si parla molto, non so ancora, del famoso aereo di Renzi, però il fatto che Salvini abbia rubato 49 milioni e che lo ammetta, tant'è che si mette a negoziare con la magistratura una comoda rateizzazione in 80x12 mensilità, è una cosa che passa sotto silenzio, ma è un momento, evidentemente questo momento di razionalità generale dovrà pur passare. Mi fermo qui, solo 11 minuti, però ne rubo soltanto uno per dire una cosa che mi sta molto 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 a cuore. Ieri ho visto sulla mia pelle il film di Alessio Cremonini sulla vicenda di Stefano Cucchi, che è interpretato da Alessandro Borghi, poi c'è Ilaria Cucchi che è interpretata da Yasmin Trinca. È un film che si può vedere su Netflix e si può vedere nelle sale. Ricordiamoci di pagare per vedere i film, questo è importante dirlo, perché i beni immateriali sono comunque dei beni, c'è gente che lavora, e quindi quando si girano i film o si ascoltano o si vedono i film o si ascoltano le canzoni, è giusto che si paghi chi ha lavorato per quello, perché altrimenti andremo incontro a una desertificazione, nessuno lo farà più e questo sarebbe un impoverimento. Ma a parte questo, voglio dire che è un film dolorosissimo, che però va visto, io penso, va visto, perché la vicenda di Stefano Cucchi è una vicenda che è ancora aperta come una cicatrice nella coscienza del nostro paese, perché, che se ne dica, lo Stato ha una responsabilità enorme quando qualcuno gli viene affidato, anche persone che più deboli o anche persone che hanno violato la legge, nel momento in cui vengono messe nelle mani dello Stato devono diventare sacre, perché lo Stato, che è questa entità così grande e potente, deve conoscere i limiti del proprio potere e si qualifica come democratico in quanto abbia rispetto per le garanzie e per la vita di chi gli viene affidato. Stefano Cucchi morì in un modo orribile, come appunto si può vedere nel film. Noi dobbiamo, secondo me, Ilaria Cucchi, sua sorella, il fatto di aver tenuto viva questa vicenda, di averla raccontata dappertutto, di non essersi arresa mai, di averci messo la faccia, di averlo ricordato a tutti. E voglio dire che è una storia importante, perché l'individuazione dei responsabili non serve a criminalizzare le forze dell'ordine, al contrario. La mia convinzione è che le forze dell'ordine siano fatte nel 99,99% di persone che hanno una dedizione, un attaccamento alle istituzioni che ha dell'eroico, e dobbiamo essere tutti grati alle forze dell'ordine, ma individuare ed espellere le mele marce, che sono sicuramente pochissime, è nell'interesse del resto del cesto delle mele, no? Per fare in modo che la mela marcia non infranga l'armonia e la bellezza del cesto delle mele sane, ecco. E quindi da un lato lo Stato deve essere, come ho detto, sempre garante della sicurezza di chi è nelle sue mani, questo vale per tutti, questo deve essere molto chiaro, vale per chi è prigioniero, per ragioni, appunto, per chi è appunto detenuto, vale per chi sta nei CIE, nei centri di identificazione e di espulsione. Ogni volta che lo Stato prende in consegna qualcuno, quella persona, quel corpo, deve essere sacro. E dall'altro, appunto, per riconoscere la grandezza, la dedizione, l'abnegazione delle forze dell'ordine e riconoscerne il valore aggiunto, il ruolo fondamentale nelle nostre istituzioni democratiche, bisogna essere sicuri che chi abusa di quelle uniformi e abusa dello Stato sia adeguatamente individuato e punito. C'è una scena nella quale
i genitori di Stefano, nel film, il papà di Stefano dice sarà stato picchiato da un detenuto e la moglie gli dice: ma com'è possibile se lui è stato la prima notte nella caserma dei carabinieri, lì detenuti non ce ne sono? E lui dice: ma è la prima cosa che ho pensato, noi ci siamo sempre fidati della legge, ci siamo sempre fidati dello Stato. E questo è il giusto atteggiamento che noi cittadini dobbiamo avere nei confronti dello Stato, dobbiamo fidarci d'istinto. Però per fidarci d'istinto dobbiamo fare in modo che storie come quella di Stefano Cucchi o altre di cui abbiamo sentito parlare, di cui conosciamo, siano sempre chiarite fino in fondo. E quindi questo film, secondo me, è importante perché aiuta a tenere la luce accesa su un caso che non è ancora definitivamente chiarito, ma che rappresenta una ferita appunto nella nostra coscienza democratica. Quindi io approfitto per mandare ancora una volta un grande abbraccio di Ilaria Cucchi, alla quale tutti vogliamo bene proprio per questo lavoro che ha fatto, che è per se stessa e per la sua famiglia, ma in realtà che fa bene al nostro paese, al suo avvocato Fabio Anselmo, che anche lui ha lavorato sempre al suo fianco senza mai perdere diciamo la tenacia e la voglia di arrivare fino in fondo. E vi consiglio di vedere questo film, si chiama Sulla mia pelle. Mi raccomando, pagate il biglietto o pagate l'abbonamento a Netflix, perché bisogna fare così. Io mi fermo qui, sono adesso le 17:16, quindi sono un minuto in ritardo, mi sono giocato i miei 5 minuti di anticipo. L'appuntamento per domani, salvo sorprese, è ancora alle ore 17. Ricordatevi di condividere il video che resta online sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e su YouTube, e noi ci vediamo domani. Buona serata, ciao!